Vogliamo anche commemorare coloro che hanno combattuto nel vano tentativo di liberare le terre del sud dall'aggressore piemontese, quelli che sono passati alla storia come briganti. Abbiamo subito violenza prima e se poi perpetuata nella storia, essendo stati tacciati di come dei delinquenti, considerati come delinquenti appunto, infatti il termine brigante viene diffuso nella percezione più negativa del termine, distruttiva del termine, e hanno delle disgregazioni incredibili. Per i delinquenti comuni e coloro che invece avevano combattuto per liberare la propria terra. Però nessuno li ricorda. Noi oggi, così come facciamo ormai da questo è il terzo anno, questa è la terza edizione, e ci incontriamo qui per ricordare tutti i briganti, quelli in particolare che hanno lottato e combattuto in vano, diciamo, perché quella storia purtroppo ha segnato un destino non bello per noi meridionali. Infatti oggi non sono ricordati come eroi, come dovrebbero essere ricordati. E quindi hanno subito anche il nome della situazione. Comunque non voglio rubare altro tempo a quello che è lo spettacolo che adesso sta per iniziare. Ringrazio per la loro presenza Lino Martino, Mario, Antonio Caracciolo e l'ultimo che è Michele Carini, l'autore del libro 1861 La tutta la verità, che vi consiglio di leggere perché è un libro che è veramente è impregnato di storia ma documentata, nel senso che Michele Carini porta notizie di particolari e con documentazione storica ha scritto un libro che può essere un orientamento utile a quella che è la riscoperta della verità storica che ci è stata celata per più di un secolo. Per cui eventualmente poi lì troverete i libri, li potete prendere e credo di aver detto tutto. Ringrazio ancora tutti voi per essere qui, dovevamo essere di più, alcuni evidentemente hanno trovato impegni, effettivamente questo evento è stato organizzato in fretta e furia e all'ultimo minuto, diciamo, e a ridosso anche delle festività pasquali, per cui siamo molto pochi rispetto a quanto saremmo dovuti essere considerata la portata, la forza della nostra situazione. Comunque bene, va bene così, grazie a tutti per essere qui. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti. Parole prima di cominciare la presentazione. Lo spettacolo che vi assisterete dal titolo 1861 Tutta la verità, come diceva Francesco, che ringrazio per averci dato questa possibilità di trascorrere insieme questa bella giornata e di condividere soprattutto questo momento. Come dicevo, questo spettacolo è tratto dal libro La brutale verità, che è uscito nel settembre del 2012. Come vedete, sarà uno spettacolo di parole e musica. Quanto riguarda l'aspetto musicale, sarà curato da Nico Martino e Mario Rotascio del gruppo Mattanza. Tutte le musiche che ho aspettato sono del gruppo Mattanza. La parte recitativa è affidata a Lorenzo Capico, e oggi Lorenzo non è presente perché per impegni di lavoro è a Roma, quindi molto indegnamente lo sostituirò io per quanto riguarda la parte narrativa. Però sono particolarmente contento di avere come ospite del nostro spettacolo Antonio Caracciolo, anche alla mia sinistra, e che curerà la parte che
nello spettacolo noi chiamiamo Gaia degli Incarnati. Perché che cosa consiste? Quello che faremo insieme è un viaggio in quello che è stata, quello che era il Regno di Sicilia e quello che poi è successo subito dopo l'unità nazionale. Durante questo viaggio prenderanno vita, diciamo così, noi chiamiamo gli incarnati, cioè dei personaggi che hanno caratterizzato quel tempo. Quindi questa parte sarà affidata a Antonio Caracciolo, che è un attore professionista, ha recitato in tutti i film con Pupi Avati, forse qualcuno di voi lo riconosce perché ultimamente nello spettacolo avanti un altro, su Canale 5 con Paolo Bonolis si faceva la parte del presentatore del futuro. Quindi oggi ci ha fatto veramente un grande regalo e lo ringrazio già anticipatamente per essere qui con noi. Una piccola raccomandazione, so che è difficile, però siccome lo spettacolo si basa sulla musica e sulla parola ed è sarebbe importante sentire quello che si dice, per quanto che è possibile, ecco, se osserviamo un po' di silenzio durante la recitazione. Quindi vi ringrazio e possiamo incominciare. Un grande popolo, abbiamo una grande
storia. Non c'era alcun bisogno che arrivasse Garibaldi per insegnarci la libertà. Sapevamo difenderla per antiche virtù, l'avevamo difesa in 100 passaggi della storia. Siamo stati grandi quanto gli altri, qualche volta più degli altri. Siamo stati civili quanto gli altri, qualche volta più degli altri. Il nostro passato non è lontano millenni, come si racconta, ma solo 150 anni. È necessario che la coltre di bugie che circonda la nostra identità collettiva sia fugata. La consapevolezza del passato ci aprirà gli occhi e ci permetterà di guardare al futuro. Avete preso lui? Questo è ciò che dice un nostro grande conterraneo, Nicola Zitano, che si è battuto fino alla fine dei suoi giorni per rimuovere la coltre di nebbia che ancora oggi avvolge la storia del nostro risorgimento e di tutte le fasi che hanno portato all'unità nazionale. Non voglio mettere in discussione il concetto di unità nazionale, un fatto positivo, una naturale evoluzione della nostra storia, un'espressione di un sentimento condiviso dei più. Quello su cui invece voglio attirare la vostra attenzione sono le modalità con le quali è stato attuato questo progetto, i tanti abusi consumati, le tante parti brutte e imbarazzanti, grazie, che in nome dell'unità nazionale sono state scritte e che non fanno onore al nostro paese, e che se sono conosciute non sono state comprese. Certo, si comprende che quel periodo storico ha avuto bisogno dei suoi eroi, perché era necessario, subito dopo l'unità, dar vita a un sentimento di appartenenza nazionale. Ma l'unità poteva essere attuata senza che il Sud la subisse come una conquista militare, perché è questo quello che ha avuto. Bisogna rivedere i fatti più importanti di quel decennio, a partire da quello più simbolico, la spedizione dei Mille. Mille persone male armate. Male armate. I volontari quando partono da Quarto e fanno tappa a Tarragona, dove sono fornite loro centinaia di carabine e cannoni del vecchio esercito santo, hanno pochissimi armi. E questi mille personaggi riescono a condurre alla resa, quasi senza combattere, l'esercito regolare di uno Stato sovrano, che era composto da 128.000 uomini e aveva addirittura un'intera fabbrica di armi a disposizione. Quindi ora che si sappia che la spedizione di Mille è stata incoraggiata, finanziata e protetta dagli inglesi, sia per motivi politici che per motivi economici, come il controllo delle zolfate siciliane, per cui vi era il pressante interesse di liberarsi di Bologna. E lo sbarco in Sicilia avrebbe avuto un esito sicuramente differente se non fosse stato protetto da due vascelli inglesi, l'Argus e l'Intrepido. All'epoca in Europa quasi nessuno ebbe dubbio sull'interesse inglese sull'operazione. Proprio nei dubbi in Inghilterra i parlamentari dell'opposizione contestarono apertamente il governo per quella che fu definita un'indebita intromissione negli affari interni di uno Stato sovrano, mediante l'appoggio militare con denari e 3 milioni di franchi francesi, soldi che sono serviti per ammorbidire l'esercito borbonico. E ora che si sa che nelle scuole e vengono letti gli interventi in Parlamento fatti dai politici del liberale e poi che paragonarono la ferocia delle stragi perpetrate dai piemontesi nella loro lotta al brigantaggio a quella di Aquila, a quella di Gengis Khan. E ora che i nostri ragazzi sappiano che lo stesso Garibaldi ebbe a dichiarare nel Sud, in nome dell'unità nazionale, si stanno facendo cose da croata. Gli oltraggi subiti sono incommensurabili. Sono convinto di non aver fatto male, ma non rifarei la via del Meridione temendo di essere preso a sassate, avendo cagionato solo squallore e suscitato solo odio. E questo spiega anche la successiva scelta del figlio di Garibaldi, Picciotti, di abbracciare la causa dei briganti. Ho sentito bene, il figlio di Garibaldi è briganti. Proprio così. E questo ce dà la misura
dello scempio che ha subito il nostro territorio. Garibaldi stesso, in segno di protesta per le sconcezze effettuate nel meridione, si dimette da deputato. Lui, un mito vivente, l'eroe dei due mondi, conosciuto soprattutto come Uspagno dei Burburi.